Cari amici di Fano TV, la più cordiale buonasera. In questo approfondimento in studio torniamo a parlare di elezioni 2024. Diamo subito il benvenuto ai nostri ospiti in studio, i due candidati a sindaco per la coalizione del centro-sinistra. Buonasera a Cristian Fanesi e buonasera a Samuele Mascarin. Buonasera. Allora, domenica 7 aprile ci sono state le primarie, siete giunti al ballottaggio, domenica 14 aprile si vota nuovamente. Quindi lo scopo principale di questo approfondimento è fare un nuovo appello al voto. Faremo una sorta di riassunto dei capisaldi, insomma, del vostro programma. Ricordiamo però subito come si vota. Ah, innanzitutto ricordiamo che domenica 14 aprile si vota dalle 8 alle 20, negli stessi seggi 10 che hanno ospitato le primarie domenica scorsa possono votare tutti coloro che si sono registrati, cioè che hanno votato domenica scorsa, quindi basta una carta d'identità, un documento identificativo e non ci sarà la necessità di versare i 2 euro che invece al primo turno era necessario presentare. Allora, per votare occorrerà soltanto barrare il nome del candidato che si preferisce e ovviamente presentandosi al seggio si dovrà presentare un documento di identità soltanto. Bene, questo domenica 14 aprile e adesso invece partiamo da voi, dalla vostra esperienza amministrativa. Quali sono i principali traguardi che avete raggiunto? Quali sono insomma, le opere più importanti, gli interventi più importanti che avete realizzato e di cui siete più fieri? Fanesi. Sì, certamente le cose che sono state fatte in questi anni in questa città sono innumerevoli. È ovvio che alcuni interventi rendono più orgogliosi rispetto agli altri. In particolare per me è stato importante quando ero assessore ai lavori pubblici poter restaurare il Pincio di Fano. È un esempio di come la città possa cambiare, possa essere più bella e di come possiamo aumentare la qualità della vita anche dei nostri concittadini. Il Pincio di Fano era un posto eccezionale, è diventato ancora più bello e soprattutto un posto che viene visto da migliaia di persone tutti i giorni e passandoci anche io ho l'orgoglio di aver potuto contribuire in maniera decisiva alla riqualificazione di quel posto in senso positivo e devo dire che abbiamo creato una nuova piazza oltre a quella di Piazza 20 Settembre per eventi, per diciamo incontrarsi e per rendere la città molto più bella. Un altro impegno che mi sono preso, che ho portato a termine, è stato quello di realizzare un percorso che ha visto Fano difendere la sua costa. Abbiamo investito milioni di euro, lo stiamo facendo tutt'oggi, per difendere la nostra costa e abbiamo difeso la costa di Sassonia, stiamo realizzando le scogliere a Metauriglia, abbiamo cercato di difendere ancora meglio tutte le altre spiagge. E questo è certamente un motivo di orgoglio per me, perché la città di Fano ovviamente vive anche di turismo e dunque difendere le cose e le persone è importante, ma anche creare occasioni per fare turismo e per fare ricettività è certamente una questione molto fondamentale. Tante sono le cose che comunque bisogna continuare a fare perché Fano è una città meravigliosa, ha bisogno di continuare a crescere. Bisogna continuare che gli amministratori se ne prendano cura affinché possa diventare ancora più bella. Quindi Fano deve continuare a crescere, Fano deve essere ancora più bella. Mascarin. Ma in questi anni sicuramente, grazie al centro-sinistra, Fano è cambiata in meglio. Sicuramente una parte importante è stata quella delle opere, ma un'altra componente che ha fatto la differenza nella qualità della vita di migliaia di persone è stata la capacità di questa amministrazione di garantire grandi servizi alla persona, di grande qualità. Io in questi anni mi sono occupato in particolare del sistema bibliotecario, dei servizi educativi e qui ho avuto la possibilità di realizzare dei risultati, io credo, importanti. La Mediateca, la seconda piazza della nostra città, con oltre 20.000 iscritti, il nuovo progetto della Biblioteca Federiciana firmata da Mario Cucinella, che ci porta ad essere potenzialmente uno dei punti di riferimento come sistemi bibliotecari a livello europeo. E poi servizi educativi, servizi che sono aumentati in quantità, migliorati in qualità.
Ci sono in questo momento 3 cantieri aperti per 3 nuovi asili nido, 120 posti in più in tutta la città e abbiamo il migliore refezione d'Italia, che in questi anni è cresciuta da 700 a 2400 utenti, ma con un elemento che a me sta molto a cuore. Ogni giorno in questa città ci sono 300 bambini e bambine che mangiano gratuitamente a mensa. E questo dà il segno di cosa è stato il centro-sinistra in questi anni al governo della città. Ecco, queste sono le cose di cui sono orgoglioso e mi piacerebbe, ovviamente, da sindaco del centro-sinistra, fare in modo che tutto l'agire amministrativo fosse improntato appunto a questo approccio che ha fatto dei servizi educativi e delle biblioteche un'eccellenza anche a livello nazionale. Qual è la vostra visione di Fano da qui ai prossimi 10 anni? Mascherini. Ma la nostra è una città, come veniva ricordato, bella, meravigliosa, ma anche complessa, che ha di fronte a sé grandi sfide che possono rappresentare delle opportunità o dei rischi. Dipende da come la politica, chi governa questa città, saprà affrontare alcuni nodi strategici. Penso a quello del sistema produttivo, del suo sviluppo compatibile con la tutela dell'ambiente, del paesaggio e della salute dei cittadini. Il tema delle nuove infrastrutture di cui la nostra città ha assolutamente bisogno, anche per affrontare il problema del traffico. E poi garantire i servizi alla persona, che sono quelli che ogni giorno fanno la qualità della vita veramente di migliaia di famiglie. Bene, per fare questo serve una politica che nei prossimi anni sia in grado di relazionarsi anche con gli altri livelli istituzionali, a Roma, a Pesaro, ad Ancona, qualche volta battendo anche i pugni sul tavolo, per mettere in sicurezza, e penso ad esempio alla sanità, alcune necessità e alcuni bisogni delle nostre cittadine e dei nostri cittadini. Sulla salute non possiamo immaginare che il Santa Croce venga smantellato come sta facendo in questo momento il centrodestra alla guida della Regione Marche. Serve una politica forte per difendere questa città. Io l'ho fatto in questi anni in alcune partite importanti come quella di Aset Pubblica. Ho intenzione di continuarlo a fare nell'interesse della città, delle sue donne e dei suoi uomini anche in futuro da sindaco. Fanesi. Sì, io, il mio slogan è Fano deve avere una visione coraggiosa. Perché una visione coraggiosa? Perché bisogna prendere delle decisioni importanti. A me piace una città che studia, che ragiona per saper scegliere e sceglie per saper fare. E dunque questo è quello che ho in mente da candidato sindaco e da sindaco quando lo sarò, perché Fano ha bisogno di scelte importanti. Allora, l'arretramento della ferrovia è un tema importante, ne stanno discutendo sui tavoli romani. Dobbiamo proporre la nostra visione, che è quella di arretrare la ferrovia liberando gli spazi e i sedimi in riva al mare. Dobbiamo pensare agli anziani, perché la nostra popolazione invecchia sempre di più e gli anziani sono sempre più soli, e quindi il recupero del Vittoria Colonna per fare appartamenti anche per chi autosufficiente però ha bisogno di servizi comuni. Dobbiamo pensare anche ad altri temi molto importanti, la transizione ecologica e quella digitale ci impegnano in questo, e allora pensare che si possano creare CER, comunità energetiche di quartiere, è importante. Sostenere le nostre imprese va bene, sostenere le tante associazioni che nei quartieri, nei territori, nelle frazioni, ma anche le associazioni culturali che in questa città lavorano, è sicuramente decisivo per rendere la città ancora più bella di come adesso. E quindi il sostegno all'attività fatta nei quartieri, il sostegno all'attività delle tante associazioni che propongono eventi culturali e turistici di altissimo livello in questa città, e questo dobbiamo continuare a farlo. E poi impegnarci perché la città, come detto, sia ancora più bella e più vivibile. Abbiamo previsto nel PRG, che stiamo discutendo in Consiglio Comunale, come in ogni quartiere, in ogni frazione, ci debba essere una community hub, un posto dove si condividono gli spazi, ma si possono creare connessioni, si possa creare coesione, si possono creare rapporti tra le persone, perché siamo tutti meno soli. Questo è quello che abbiamo in mente, quello che vorrò fare, nella certezza che dovremo farlo insieme, ascoltando le persone, come sempre fatto, ascoltandole tutte. E dunque questo è sicuramente un obiettivo che ci poniamo. Domenica 14 aprile si ritorna al voto per scegliere il candidato sindaco di centrosinistra. Quali sono gli elementi che vi caratterizzano e vi contraddistinguono? Fanesi. Beh, io sono un ingegnere, ho 2 figlie, ho deciso di vivere a Fano, credo che Fano sia una città meravigliosa
e sia il posto migliore per vivere. Per renderlo ancora più bello, ancora più meraviglioso, ho deciso di impegnarmi dal punto di vista amministrativo ad amministrare appunto questa città, questa comunità. E lo vorrei fare con l'aiuto di tutto, col sostegno di tutto, facendo politiche anche sovracomunali, perché abbiamo tantissime cose da fare in questa città, abbiamo una base, cittadini, aziende, associazioni appunto, che ci fanno e ci rendono orgogliosi e quindi fanno il posto migliore dove vivere, lo realizzeremo insieme, insieme con me, sindaco, e a tutti voi. Mascarini. Io penso che la nostra sia una città che ha grandi margini di crescita e di sviluppo. Come dicevo, serve una politica che sia in grado di accompagnarla per mano nel futuro. Questo sicuramente va fatto avendo una capacità non solo di ascolto, ma anche di costruzione della partecipazione, che è fondamentale. E in questo senso io sono orgoglioso di essere stato uno dei più decisi nel portare avanti il progetto delle primarie, perché l'idea che appunto le scelte essenziali nella vita della nostra comunità siano nelle mani delle cittadine e dei cittadini per me è fondamentale. E se sarò sindaco, io garantisco che questo sarà il modo di operare ogni giorno di questa amministrazione. Una prassi democratica, trasparente, libera, senza condizionamenti, che sia capace però di essere forte quando è necessario, nel momento in cui vanno difesi gli interessi delle nostre cittadine e dei nostri cittadini. È la mia storia politica, è quello che ho fatto in questi 10 anni da amministratore, e quello che ho intenzione di mettere ancora una volta a disposizione della nostra comunità, insieme alle tante donne e tanti uomini che in questi mesi, in questo momento, mi stanno sostenendo in questo impegno, appunto, che è un impegno collettivo che come centrosinistra stiamo realizzando. In ultima battuta, un appello al voto: perché dovrebbero votarla? Mascarini. Perché è arrivato il momento di avere uno sguardo nuovo sulla città, e questo sguardo nuovo e l'energia che serve per realizzarlo ha bisogno anche di una nuova generazione di dirigenti politici, di amministratori. Il centrosinistra ne ha messi a disposizione diversi e io credo di poter rappresentare forse la punta, diciamo, che più avanzata in termini di esperienza e anche di capacità, che in questo momento può meglio rappresentare una sintesi felice per i tanti mondi che rappresentano il pluralismo, che è la ricchezza del centrosinistra e che credo che sarà anche l'elemento, la chiave per la sua vittoria alle prossime elezioni amministrative. Fanesi, il suo appello al voto. Se sarò candidato sindaco al centro-sinistra, mi impegno a riunire la sinistra di questa città, il centro-sinistra di questa città, perché possa vincere in maniera decisiva le prossime elezioni amministrative dell'8 e 9 giugno. Lo farò ponendo al centro di tutto questo la mia esperienza, la forza della ragione, la passione che noi fanesi abbiamo. E lo faremo cercando di lottare a tutto campo perché il centro-sinistra Fano vinca le prossime elezioni. E quindi l'appello che faccio è: il 14 aprile recatevi al voto, tornate a votare, barrate Fanesi nella scheda e insieme costruiremo un futuro diverso, migliore. Grazie allora ai nostri ospiti per essere intervenuti, grazie a Roberto Magrelli in regia e a tutti voi per l'attenzione. Io vi auguro un buon proseguimento con i nostri programmi. Arrivederci.